Tutto il mondo oggi si sta confrontando sul problema del Natale. C'è come l'intervento della Commissione europea che voleva togliere la dicitura della festa del Natale, ma se pensiamo agli ebrei, gli ebrei oggi si stanno interrogando, si stanno chiedendo: ma chi era questo Cristo? Era un ebreo e noi finora non ne abbiamo discusso, non ne abbiamo parlato e abbiamo sbagliato, perché Gesù Cristo era un ebreo, fa parte della storia ebraica e noi dobbiamo incominciare a interrogarci, a chiederci chi fosse, anche perché poi se l'Evangelista Matteo insiste nel dire che questo Cristo era l'attesa delle genti, secondo le profezie fatte dai profeti che gli ebrei leggono, studiano e su cui riflettono. Ma anche i musulmani si interrogano su Cristo. C'è anche un grande rispetto per Gesù Cristo, grande profeta, semplicemente secondo loro, perché secondo quello che scrive Maometto nel Corano, Gesù è stato trasportato direttamente in cielo, non è morto e risorto, ma è salito direttamente al cielo. Però c'è questo rapporto con Cristo e anche con la Vergine Maria, che viene venerata dai musulmani come la madre vergine del grande profeta Gesù Cristo. Chiaramente per i cristiani sappiamo che Cristo è il figlio di Dio che si è incarnato, è Dio che si è inserito nella storia umana per aiutare l'umanità a rapportarsi con Dio che Cristo ha rivelato essere il Dio Padre misericordioso. Ma veniamo alla festa del Natale, come nasce la festa del Natale? Il 25 dicembre era la festa del solstizio d'inverno per i romani, era una festa pagana, era il sole che nasce dall'est. E gli ebrei e i cristiani hanno incominciato a dire: ma il vero sole che nasce dall'Oriente, chi è per noi? È Cristo. Ed ecco che intorno al IV secolo si pensa di solennizzare questa festa come festa della nascita del sole che viene dall'ovest, del sole che nasce, del sole che porta calore, salvezza. E quindi si pensa di, diciamo così, di cristianizzare questa festa pagana e farla diventare la festa della incarnazione del Figlio di Dio, della nascita di Gesù. E da allora sempre si è ricordato il Natale come il giorno in cui Cristo si è incarnato nella sua realtà umana. E accanto a questa data, poi la comunità cristiana pensa di creare un tempo di preparazione al Natale, ecco che nasce il periodo dell'Avvento, le 4 settimane prima del Natale, per fare un cammino che parte, diciamo così, dalla creazione del mondo e attraverso i secoli arriva appunto al ricordo dell'incarnazione del Figlio di Dio. E con questa celebrazione inizia anche l'istituzione di tutto l'anno cosiddetto liturgico, in cui partendo dalle promesse della venuta del Messia, passando per l'incarnazione, poi si segue Cristo nella sua predicazione, si arriva al tempo della Pasqua, Pasqua di morte e risurrezione, si ricorda la Pentecoste, poi inizia il tempo della Chiesa fino a celebrare il periodo di impegno della Chiesa per andare verso la glorificazione finale, e l'anno liturgico termina con la festa di Cristo, Signore dell'universo. Quindi per noi non è soltanto uno ricordare un avvento, ma è un capire anche che noi siamo chiamate ad inserirci in questo avvenimento che riguarda Cristo, che riguarda la Chiesa, che riguarda l'umanità intera. E dato che Cristo, a fondamento della sua predicazione, ha messo 2 comandamenti: ama Dio, ama il prossimo come te stesso, e poi ci ha dato le beatitudini: beati i miti, i misericordiosi, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia. Ecco, sono tutti elementi che caratterizzano lo stile cristiano della vita. Per cui il cristiano che celebra il Natale sa che celebra il Natale per ripartire
durante l'anno che segue per ripartire nel suo impegno di vita cristiana, per mettere in pratica il comandamento dell'amore e per realizzare le beatitudini, questo quadro programmatico della vita cristiana. Sappiamo che purtroppo non sempre noi cristiani siamo in linea con questi dati del Vangelo. Spesso noi adattiamo il Vangelo a noi stessi e ci rapportiamo a Dio nell'atteggiamento di coloro che chiedono a Dio cosa deve fare, dicono a Dio cosa deve fare e chiedono sempre grazie a Dio. E se Dio non corrisponde alle proprie aspettative, ecco che Dio viene messo da parte. Chiaramente è l'atteggiamento di chi pensa di poter rapportarsi a Dio a livello di parità, mentre bisogna capire che Dio è il creatore. Dio si mette a nostra disposizione, vuole realizzare la nostra santità, vuole aiutarci ad esprimere in pienezza le nostre qualità. Ecco che allora inizia un dialogo con Dio. Dio che si mette in ascolto di noi, delle nostre necessità per realizzare questo grande progetto. Poi siamo noi che dobbiamo cercare di capire quali sono le proposte che Dio fa a me perché io possa realizzare la mia santità, possa realizzare il mio compito, il mio ruolo nella società di oggi, perché io possa continuare la missione di Cristo. Se invece sono io che dico a Dio cosa deve fare, io posso fare tutte le preghiere, le processioni, le candele di questo mondo, i rosari, non cambierò mai perché non sono uno che ascolta Dio, ma sono uno che predica a Dio. E quindi è Dio che deve cambiare e non io. Celebrare il Natale dunque significa capire che Dio si manifesta. Allora io mi devo mettere in ascolto di Dio. Devo capire, Dio, cosa vuoi da me? Cosa posso fare per collaborare con te per realizzare il tuo progetto creativo, redentivo, che porta alla glorificazione finale? Allora, se vogliamo dare un senso al Natale di quest'anno, con tutti i guai che stiamo vivendo, dalla pandemia che ha toccato tutti noi, poi il problema della fame, della guerra, delle antipatie personali, tutto quello di cui parliamo tutti i giorni, se vogliamo dare una svolta alla nostra vita, diamo spazio a Dio dentro di noi e cominciamo ad essere persone che guardando a Dio e aiutate da Dio incominciano ad amare prima se stessi. E realizzare la pace personale, interiore, in se stessi. Poi si portano all'amore degli altri e poi, così fatti, così formati, si aprono alla dimensione universale, perché il nostro scopo è quello di essere il lievito che trasforma la massa. Questo lievito però che deve trovare in Cristo la sorgente della sua forza, della sua pregnanza. È Natale che ci ricorda Dio che viene nell'umanità, deve trovare noi persone umane, uomini e donne, aperte, pronte ad accogliere questa proposta di Dio, questo nuovo ingresso di Dio nella storia personale di ciascuno di noi. Se riusciamo a fare questo, celebreremo un santo e felice Natale ed è quello che vi auguro di tutto cuore.